Allora, siamo con Mister May, allenatore della Tor Tre Teste, dopo la vittoria per 6-0 sul Pro Roma nei quarti di finale Juniores Elite. Mister, le lascio la parola per esprimere, insomma, penso la soddisfazione per questa prestazione dei ragazzi. Sì, la soddisfazione. Domani alle 19 siamo al Francesca Gianni, pronti a rimetterci in gioco e pronti per sabato per fare una grandissima prestazione. Credo che ne hanno tutte le possibilità i ragazzi e che il nostro impegno fin dall'inizio era cercare di arrivare fino alla fine. Ormai siamo abbastanza vicini, per cui ci concentriamo e facciamo il massimo. Ecco, il risultato forse potrebbe un po' trarre in inganno, perché nel primo tempo la partita è stata un po' complicata, facciate un po' fatica a trovare il varco giusto e poi forse quel rigore vi ha messo un po' in discesa la partita. Sono d'accordissimo con te, Pro Roma è una squadra che comunque mette in difficoltà tutti, soprattutto in fase di non possesso, sono molto bravi a sporcare tutte le linee di passaggio. Poi oggi sono venuti a giocare, diciamo, in maniera un po' diversa rispetto a quello che fanno di solito. Per cui, ripeto, sono strafelice della prestazione, anche se, come dici giustamente tu, il risultato è un po' bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. Ecco, nel secondo tempo avete mostrato la grande potenzialità offensiva che ha questa squadra, però sì. Secondo me oggi il dato ancora più importante sta nel non aver subito gol, perché questa squadra nel corso della stagione forse ne ha presi un po' troppi, soprattutto in casa. Può essere questo un dato confortante ora per la semifinale con il Tor di Quinto? Da questo punto di vista sì, però ti dico una cosa, se tu non crei superiorità numerica, se non vai ad attaccare con tanti uomini, 66 punti in campionato e quasi 90 gol non li fai. Per cui in campionato ovviamente ci siamo comportati in questa maniera, abbiamo sempre cercato di spingere, di attaccare con tutti e due i difensori laterali, almeno con un centrale di centrocampo. Per cui se non fai così poi dopo diventa difficile andare a dominare, insomma, come abbiamo fatto noi. Ovviamente in queste partite secche bisogna avere delle accortezze un po' diverse, il primo palleggio, la prima costruzione è comunque più difficile, no? Per cui stiamo facendo bene quello che ho chiesto a loro, l'hanno fatto benissimo e nel secondo tempo, insomma, abbiamo dilagato e sono felice per loro. Ecco, ora arriva la semifinale contro il Tor di Quinto. Voi avete già affrontato anche questa squadra all'inizio stagione, sarà ovviamente una partita totalmente diversa, di un'importanza maggiore, ma questa Tor Tre Teste ha le chance per arrivare in finale. Guarda, lo dici tu, io non ho assolutamente dubbi, ovvio che sarà una partita contro un'ottima squadra, ma noi credo che ci faremo valere. Prima dentro lo spogliatoio dicevo ai ragazzi, quando mi ricordavo di Italia-Australia, quando entrò Barzagli e Cannavaro, gli disse ora è il momento giusto, ora ci divertiamo. Ecco, questo è il momento giusto.